Buongiorno carissimi amici, allora oggi vedremo come si pulisce un pesce in diretta col vostro chef Titaninus. Allora, questa è una piccola oratina. Di solito i pesci, se bisogna farli al forno, per farli al forno, oppure che so, in padella, così, allora bisogna prima squamarli, quindi togliere le squame, cosa che io già in questo ho fatto. Se invece dovete so, fare un vostro, una scampagnata all'aria aperta, quindi pesce alla griglia, con i pesci alla griglia è consigliabile le squame lasciarle, perché così non vi si attacca poi nella griglia. Allora, questa è una piccola oratina che io prima di poi riporre o cucinare devo pulirò. Allora, molte volte cose che non fanno anche i centri commerciali che innanzitutto non le puliscono proprio a dovere, proprio fino in fondo. Allora, prendiamo il pesce, lo apriamo lateralmente, quindi facciamo questa incisione col coltello che parte così da su, dalla testa, dalle branchie fino a sotto. Ecco, con tutto il piccolino. Ecco, vedete così? Ecco. Qua ci vuole un po' di coraggio senza così un po' impressionarsi. Dopodiché, anche se magari molte volte sono delle uova grosse, no? Delle uova che il pesce, dato il periodo, magari la stagione, magari le uova si possono anche tenere. Qua vedete abbiamo ancora delle uova, ma piccoline, poca cosa, no? Allora, apriamo, eccoli, così. Cerchiamo di nettare bene le parti del pesce. Ecco, facciamo così. Una cosa che non fanno il centro commerciale, che molte volte è questa qua. Vedete questa parte qua? Questa parte qua, vicino un po', così. Queste sono le branchie, questa parte rossa, che permettono al pesce di respirare. Queste qua vanno estirpate o con le dita oppure col coltello. Vedete un po', questo è un po' un film dell'orrore. Si tolgono queste qua, vedete queste? Ecco, bisogna toglierle fino alla fine. In questo caso sono un po' più dure del solito. Ci aiutiamo col coltello, ecco così, da un lato e dall'altro lato. Facciamo passare dentro il dito, ecco così, ecco, senza un po' impressionarsi. Eccole le nostre branchie tolte, ecco, un po' più profonde. Quelle bisogna togliere perché sono brutte, anche danno un sapore molto aspro, amaro poi al pesce. Ecco, una volta fatto questo, con la mano cerchiamo ancora di nettare bene, il nostro pesce adesso è pulito. Passiamo in acqua fredda, corrente. Puliamo ancora la parte, leviamo le parti rimaste, i residui, le parti nere. Ecco, vedete questa parte nera, queste pellicole nere, togliamole, che daranno un sapore poi aspro, brutto, insomma, al pesce. L'ultima, ecco. Ecco a voi la cavità del pesce completamente pulita. Ecco il vostro pesce pronto per essere conservato, congelato oppure cucinato. Ciao, alla prossima. Buona Domenica delle Palme.